La città di San Cataldo si prepara a celebrare la festa patronale del Santissimo Crocifisso. Domenica 9 ottobre, infatti, la cittadina sancataldese sarà inondata dal suono festoso delle campane intorno a mezzogiorno e poi dopo la Santa Messa delle 18, in presenza anche delle autorità civili e militari, avrà inizio la processione che terminerà con la benedizione della città. L'apertura del reliquiario dei santi e l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso sono stati due momenti che hanno dato il via ai festeggiamenti nella Chiesa Madre domenica 2 ottobre. Subito dopo è stata celebrata la Santa Messa, alla quale hanno partecipato anche molti nonni insieme ai nipoti, essendo il giorno a loro dedicato, nonché la festa degli angeli custodi. Da giovedì 6 ottobre comincia il triduo di preparazione. Ci sarà ad esempio la Via Crucis venerdì, animata dal coro parrocchiale Ecclesia Mater, e infine sabato si prevede anche un momento di condivisione in parrocchia. La Chiesa Madre Sancataldese infatti in questi giorni pensa anche all'accoglienza con l'arrivo di un gruppo di 10 persone, donne e bambini provenienti dall'Ucraina. E a luglio io sono andato fino a Leopoli e lì in Polonia avevo incontrato un sacerdote, che è venuto qui, che è il responsabile dell'accoglienza degli ucraini. Abbiamo fatto questo ponte che noi prendiamo, loro individuano delle persone che ormai hanno la casa distrutta, che sono persone che devono ricostruire la loro vita. Faremo prima un momento di accoglienza anche con la lingua, dei corsi di lingua, e poi nel giro di qualche settimana li inseriremo nel contesto lavorativo. Accanto alla Matrice c'è il Collegio di Maria, che c'erano delle suore, quindi c'erano tante camere, e l'abbiamo ristrutturati per l'accoglienza. È proprio quello che vuole il Papa, questi luoghi tante volte vuoti, che non servono a niente, invece diventano luoghi di solidarietà, di vicinanza, e penso che sia la cosa più importante anche di questa festa, che si trasforma in vicinanza e in solidarietà ai crocifissi dell'umanità.